tutti noi. Per cui il Padre ha dato il Figlio a noi perché fosse crocifisso. Ora un padre che dà il Figlio per farlo morire, questo stesso fatto produce un pathos nel padre, perché ha dato suo Figlio, lo ha dato per amore. Dunque in Dio c'è già un primo pathos, c'è un primo sentimento che è amore, ma è un amore sofferenza, perché lo ha dato suo Figlio e lo ha dato per noi. I padri, cominciamo adesso con i padri, un po' con i concili, dovrebbe essere un po' di pazienza. Un padre molto illuminante al riguardo è Origene. Guardate una bella pagina di Origene, che è un po' curiosa. Il Salvatore ha subito le nostre passioni prima ancora di soffrire la croce, cioè Cristo prende su di sé le nostre passioni anche prima della croce, prima ancora di essersi degnato di prendere la nostra carne quando era in cielo, perché se non li avesse subite da prima le nostre passioni, non sarebbe venuta a partecipare alla nostra natura umana. Cioè nel Verbo già ci sono gli idiomi della natura umana che Cristo prenderà, e pertanto c'è anche la sofferenza, c'è soprattutto l'amore. Prima che si incarnasse, prima ha sofferto, poi è disceso e si è manifestato, per cui Cristo soffre già ab eterno, cioè la sofferenza in Lui è ab eterno, e se nella persona del Figlio, per una certa comunicazione, la sofferenza non è aliena dal Padre e dallo Spirito. Qual è questa passione che dall'inizio Egli ha subito per noi? È la passione dell'amore, ecco, il sentimento dell'amore, la passione dell'amore. Dio è amore, e questo amore che è nel Figlio è lo stesso che è amore nel Padre e amore nello Spirito. E già l'amore è pathos, e in certo qual modo patire, soffrire. Ma il Padre stesso, Dio dell'universo, Lui che è pieno di longanimità, di misericordia e di compassione, non soffre forse in qualche modo? Origene è un pronunciamento audace, che non viene condiviso da Cirillo e da altri padri. Comunque è già un primo passo che adesso viene ripreso dai teologi moderni. O forse tu ignori che quando si occupa delle cose umane Egli soffre una passione umana? Dio, Dio Padre. Infatti il Signore tuo Dio, ecco, cito un passo del Deuteronomio con molta libertà, 1.31, infatti il Signore tuo Dio ha preso su di sé i tuoi modi di vivere come colui che prende su di sé suo Figlio. Qui Deuteronomio, Antico Testamento, Dio, testo di Deuteronomio 1.31, il Signore tuo Dio ha preso su di sé i tuoi modi di vivere, come Figlio di Dio prende le nostre passioni. Il Padre stesso non è impassibile? Se lo si invoca, Egli ha misericordia e compassione, Egli soffre una passione di amore, si immerge in sentimenti che non può avere secondo la grandezza della sua natura, e prova a causa di noi passioni umane. È un parlare molto arduo che Dio soffra come noi. Cioè Dio, noi siamo fatti a somiglianza di Dio,
ma Dio è fatto a somiglianza anche nostra, una volta che noi siamo immagine e somiglianza di Dio. Tutto ciò che è in noi, in certo qual modo in Dio. Per questo, dice Origene, Dio, Padre, ha sofferto nel Figlio, nel mistero della croce. I padri non condividono ugualmente il pensiero di Origene. La Chiesa subito condanna i padri passiani, i quali sostenevano che il Padre abbia sofferto nella morte del Figlio. È stato condannato, c'è un canone, cui si condanna questa dottrina dei padri passiani. Però la condanna del Concilio bisogna capirla, perché i padri passiani dicevano che il Padre si era trasformato nel Figlio quando il Figlio si è incarnato ed è morto nel Figlio, per cui la distinzione tra Padre, Figlio e Spirito è una distinzione modale. Dio è uno che prima è Padre, poi è Figlio e poi è Spirito. Non ci sono tre persone, ma una sola persona che prima è Padre, poi è Figlio e poi è Spirito. Questo era il senso dei padri passiani, per cui quando si diceva che il Padre è morto, certamente in questo senso venne condannato dalla Chiesa. Qui dovremmo parlare adesso della scuola antiochena, della scuola alessandrina, dove quella antiochena ancora ribatte un pensiero sull'umanità di Cristo, mentre i padri Cirillo e gli altri sempre battono sulla impassibilità del Padre, perché Dio è puro spirito e non può patire. Però nel Concilio, per abbreviare, nel Concilio Costantinopolitano II si riprende la questione e timidamente i monaci sciiti vanno dal Papa Ormisda, siamo a 519-520, e propongono già questa questione: uno della Trinità ha patito, uno della Trinità ha patito. Ora, se uno della Trinità ha patito, in certo qual modo le altre due persone sono coinvolte, non possono essere disgiunte le une dalle altre le persone. Non c'è una, c'è sì una distinzione tra Padre, Figlio e Spirito, ma nella morte, nella passione, qualcosa d'estra, perché tutte le tre persone sono coinvolte. Quello che accetta veramente il Costantinopoli II nel 553, dove dice che appunto c'è veramente una sofferenza nelle tre persone divine, nel senso che la sofferenza del Figlio coinvolge le tre persone della Santissima Trinità. In certo qual modo il Padre è congiunto al Figlio ed è nei sentimenti del Figlio, come lo Spirito è nei sentimenti del Figlio. Siamo qui a questo punto. Poi prevale nella teologia sempre il pensiero dell'impassibilità della persona divina, e sacrisce la distinzione tra natura umana e natura divina. Il Figlio di Dio, cioè la seconda persona, il Logos, soffre e patisce nella natura umana, ma non nella natura divina. Ultimamente adesso si riprende un po' la vecchia questione, per cui non si vuole disgiungere così il Padre e il Figlio, il Padre dal Figlio e lo Spirito dal Figlio, anche nel momento della passione. Per cui oggi si propende, riallacciandoci ai testi scritturistici e riallacciandoci ai primi secoli della Chiesa, si propende per ammettere una certa sofferenza in Dio nella kenosis di Cristo. Per cui, parlando della sofferenza,
Noi diciamo che anche la divinità è stata coinvolta nella sofferenza, per cui il problema della sofferenza è il problema di Dio, oltre che dell'uomo e oltre che dell'universo. Certamente resta un mistero. Noi dobbiamo tenere quello che tiene la Chiesa. Resta un mistero, però dobbiamo pur convenire che il Padre e lo Spirito non possono consolarsi e fregarsi le mani quando Gesù muore. Il Padre raggiunge il massimo dell'amore dando suo Figlio per noi, è il massimo dell'amore del Padre. E se il massimo dell'amore del Padre, il Padre soffrendo col Figlio, soffre insieme col Figlio, pur rimanendo nell'amore, è una sofferenza di amore. Ossia Dio non dice se stesso, Dio amore e l'amore soffre. Soffre alla maniera divina, più di questo non possiamo dire. Che Dio, pur restando felice, immutabile, siccome amore è un amore che soffre alla maniera divina, non alla maniera umana. E non c'è un limite in Dio, non c'è qualcosa che viene a mancare in Dio, ma Dio soffre perché è amore e soffre alla maniera divina. Oltre non possiamo andare, pur confessando che Dio è impassibile, che Dio è immutabile, che Dio è eternamente felice. Amen. Noi ringraziamo Padre Matteo per questa sapienza, solo lui riesce a dirci certe cose in questa maniera. Io pensavo, mentre parlava Padre Matteo, che Dio forse ha sofferto la stessa maniera del Figlio.